Presidente D'Amico, oggi è una giornata importante per l'approvazione dell'esercizio di TUA. Quali sono le novità? I numeri cosa dicono? I numeri dicono che la fase di risanamento è ampiamente conclusa e che possiamo permetterci un grande rilancio, un programma di grande rilancio. Oggi lo illustreremo all'azionista e alla stampa con l'auspicio che possa essere approvato e che possa consentire a TUA di essere davvero un fattore di propulsione dello sviluppo della regione. Ci sono anche però dei problemi che ovviamente voi state affrontando. Sicuramente i problemi sono tanti, l'azienda è estremamente complessa, è un'azienda che eroga l'80% del TPL regionale e che ha 1600 dipendenti e tuttavia nonostante questi problemi credo che ormai ci si possa permettere davvero la possibilità di pensare ad un progetto di grande sviluppo. Questa mattina c'è anche la protesta dei lavoratori dell'UGL e oggi c'è una giornata di sciopero proprio proclamata dall'UGL. Sì, l'UGL rappresenta circa il 3% del personale, non ha firmato il contratto di secondo livello. Io credo che sia un gesto di grave irresponsabilità non aver firmato il contratto e continuare a protestare su questioni che ormai sono ampiamente risolte. Il nostro obiettivo è risanare e sviluppare la società, non curare interessi particolaristici. Presidente, fra le problematiche da affrontare c'è anche quella dell'ordine pubblico sui pullman, sugli autobus. L'ultima aggressione è avvenuta poche ore fa sull'autobus Pescara-Giulianova. Cosa può fare TUA, cosa si potrebbe fare per far lavorare in maggiore sicurezza ai dipendenti? Stiamo immaginando di far scortare i nostri pullman da personale di sicurezza. È un atteggiamento intollerabile quello che è stato tenuto nei confronti del nostro autista, a cui va non solo la nostra stima, la nostra grande stima, ma tutta la nostra solidarietà e in particolare l'impegno a che non si ripetano più questi episodi.